Musicale Italia torna per il secondo anno in questa nuova veste al Cersaie. Un momento per fare il punto su quello che è il nuovo cammino di questa azienda che porta avanti la tradizione di due marchi importantissimi come Edilgress ed Edilcuoghi. Ad un anno di distanza si consolida la presenza di Cale Italia sul mercato italiano e si rafforzano anche i marchi. Come sta andando? Direi molto bene. A un anno di distanza il consolidamento è quasi completo. Ci siamo rafforzati fortemente sul mercato asiatico e sul mercato americano. Storicamente i mercati degli oltremare sono i più facili da raggiungere e da consolidare. Il passo successivo è quello di trovare la forza di mettere radici ben salde sui mercati europei. Tre marchi, Edilcuoghi, Edilgress e Campani. Iniziamo con Edilcuoghi. Qual è la sua identità e come la state declinando? Sì, Edilcuoghi è il nostro brand che viene identificato come brand di alto livello. È il nostro brand di alto residenziale di gamma. Abbiamo iniziato un processo di restyling completo del marchio, il marchio oggi possiamo dire è ben identificato e ci stiamo muovendo per fare anche ulteriori cose che possano maggiormente darci penetrazione sui mercati. Edilgress invece oggi ha una funzione molto basata sul commerciale, è il nostro marchio tecnico. È il marchio che storicamente ha avuto più difficoltà ad essere inserito perché l'Edilcuoghi non ha una storicità tecnica. L'abbiamo dovuto completamente ridisegnare e abbiamo dovuto rifare tutta un'introduzione sui vari mercati. Oggi possiamo dire che l'identità di Edilgress è ben riconosciuta e siamo felici del lavoro che abbiamo fatto. Un discorso a parte merita Campani, una sorta di nicchia nella vostra produzione. Di che genere? Assolutamente, Campani è un marchio storico all'interno dei marchi in Italia, è diventato per noi il marchio a entry level o value for money, è il marchio che ci permette di aprire le porte verso quei clienti dove se non per una ragione di prezzo e di look non saremmo assolutamente entrati. Che cosa dà ad un'azienda come Cale Italia la possibilità di contare sulle tante potenzialità di un gruppo internazionalizzato come Cale Budur, con questa patria turca alle spalle, insomma? Beh, sicuramente, scontato dirlo, l'aspetto finanziario. Oggi noi ci possiamo permettere di fare cose che altri a Sassuolo non possono fare. L'assistenza che poi ci dà la Turchia è enorme in questo momento e devo dire che anche l'assistenza che diamo noi è molto valida. Loro ci ascoltano, noi li ascoltiamo fin dove possiamo, è evidente perché l'esperienza che possiamo avere noi come italiani loro non ce l'hanno e comunque la combinazione delle due cose va molto bene insieme. Dal punto di vista estetico, su cosa avete puntato in particolare? Abbiamo puntato su collezioni che si possano esprimere soprattutto in formati grandi. Per la prima volta nei marchi del cuore del Gress abbiamo tanto 80 e 60 120, ma sono previsti anche formati più grandi, ma di questo poi ne parleremo l'anno prossimo.